Amici, oggi proviamo a fare insieme questo kit di slime sirena comprato da Shane. Vediamo se funziona, ma prima sigla! Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Swiss ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo a provare insieme questo kit per fare lo slime, Mermaid Slime Combo Kit, che ho comprato su Shein, perché su Shein c'è di tutto, ragazzi, tutto potete trovare, anche i kit dello slime. Prima di iniziare però questo video, raga, mi raccomando, pollice in su. Iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella perché tutti i giorni trovate nuovissimi video sia alle 14:30 sia alle ore 18. Ovviamente venitemi a seguire sul mio sito, trovate il link in descrizione www.yolandaswitz.it perché lì appunto trovate i miei slime, i kit miei per fare slime e tanti altri gadget. Ora cominciamo. Cosa troviamo all'interno di questo magnifico kit? Già la scatola è bellissima. Prima di tutto instruction, quindi istruzioni davvero con un disegnino super carino. Forse ci dice quanti slime o quante cose possiamo fare e le cose che troviamo all'interno. Che belle! Due tipologie di palline, tante ciotoline. Qui dentro abbiamo tante decorazioni con i tappi delle ciotoline, le spatoline, i glitter, le perline, gli charm a forma di pesciolini, eccetera. Questo contenitore a forma di coda di sirena. Altri contenitori dosatori, colla clear e l'attivatore per slime, cosa molto importante. Oh, un pigmento! La clay, i coloranti, i glitter, questi qua standard li troviamo un po' dappertutto. Prima di tutto prendiamo la nostra ciotolina, questa qua, azzurrina, verde, così. Poi scaravoltiamo tutto quello che c'è all'interno di questa bustina e prendiamo la spatolina uguale alla ciotolina. Prima di tutto, colla, possiamo fare una varietà immensa di slime. Magari ne andiamo a provare due, ok? Proviamo il primo slime. Iniziamo a versare la nostra colla trasparente all'interno del contenitore. Allora, io non metto nessun ingrediente esterno, nessuna schiuma, nessuna crema, niente di niente. Girando sembra una colla abbastanza densa e gelatinosa. Spero che non sia così, ovviamente. Poi, per renderlo un po' più colorato, magari lo facciamo pigmentato. Metto due gocce d'azzurro, uno e due gocce di verde. Lo facciamo di questo color marino, molto bello, uno e due. Facciamo proprio di questo color sirena, no, vabbè, turchese. Che bel colore che è uscito, raga. Bellissimo. Allora, prima di tutto facciamolo così. Facciamolo trasparente. Ma all'interno, prima, mettiamo anche i glitter. Voglio mettere questi flakes di glitter azzurri. E gli diamo una mescolata. Cosa abbiamo qui? Anche degli altri glitter. Ci sono di tutti i colori. Questa volta questi glitter qui verdi. Ok, perché prima li abbiamo messi azzurri, adesso mettiamo questi qui invece pochi, non tanti. I miei pochi non sono mai pochi. Li mettiamo verdi. Mamma mia, raga, che bello! Mi sono dimenticata di dirvi che c'è anche la neve istantanea, ma non c'entra niente con lo slime marino mermaid. Abbiamo quanti charm bellissimi del mare! No, vabbè, raga. Allora, adesso prima di inserire le palline, voglio attivare lo slime, così vediamo anche l'attivatore se funziona oppure no. Poco alla volta lo slime activator. Io lo faccio ad occhio perché sono abituata, però nelle istruzioni c'è scritto proprio la dose, essenziale per fare uscire uno slime fatto bene. Mischiamo ancora e ragazzi, cioè qua già si è attivato, il colore di questo slime è spaziale. Adesso, quando lo slime è ancora così appiccicoso, andiamo ad inserire le palline. Non ne metto tantissime, ne metto poche, ok? Così dopo proviamo a fare un'altra tipologia di slime, magari con la clay. Mischiamo le palline per far venire questo crunchy slime e vediamo un po'. No, vabbè, raga, posso dire che è davvero bello, bello.
mi piace proprio come è stato fatto, quasi quasi una mezza idea per il mio sito, sarebbe davvero super carino questo slime così. Allora, noi accertiamoci sempre con le dita, lo tocchiamo e vediamo se è ancora appiccicoso oppure no. Allora, amici, i più attenti forse avranno notato una cosa, ossia il mio cambio di outfit. Yolanda, ma perché hai cambiato maglietta e anche pantalone in realtà? Perché ragazzi, dopo più di 7 anni che, o poco più che faccio gli slime, mi sono buttata uno slime addosso e mi sono sporcata tutta la maglietta. Però fortunatamente si è pulita, perché subito l'ho pulita con l'aceto, il limone, il detersivo, strofinando subito lavatrice e subito si è pulita, per fortuna. Meno male che sono stata veloce. Ma questo dannatissimo slime, ragazzi, di questo kit, vi giuro, non si addensava ed è proprio continuamente appiccicoso. Non so quanto addensante io ci abbia messo. Comunque, dopo un po' è normale, non è perfetto, è normale. Ma per fortuna è venuto uno slime abbastanza decente. Ancora un po' appiccicaticcio, eh. Il colore mi piace tanto, ok? Anche gli ingredienti non sono affatto male. La colla me l'aspettavo peggio, ho usato kit peggiori, questo comunque molto valido, abbastanza buono, devo dire niente male. Questo è lo slime, lo mettiamo qua. Ah. Adesso procediamo con il prossimo slime, penso sarà l'ultimo perché davvero già non ne posso più di questo kit con questa colla strappiccicosa. Mettiamo la colla, ok, qua dentro. Lo voglio fare azzurro? Sì, facciamo l'azzurro tutto blu e mescoliamo. I colori devo dire che sono anche abbastanza pigmentati. Veramente fa venire i colori belli scuri scuri. Mettiamo dentro i glitter, no? Magari lo facciamo dopo perché adesso cosa voglio fare? Questo slime qui prima lo addensiamo e lo facciamo e poi lo decoriamo perché lo voglio fare con la clay, morbidoso. Ok? Quindi, che dovevo fare? Addensare! Che è la cosa che mi fa arrabbiare di più. Mettiamo un bel po' di addensante. Finalmente, allora devo mettere 3 litri di addensante. Ah, finalmente. La cosa che mi piace, forse di questa colla, è che esce trasparente. Cioè, io ho fatto lo slime già è trasparente. È l'unica cosa positiva di questa colla. Adesso prendiamo la clay e ne prendiamo un bel pezzo. Allora, questa clay. Non mi entusiasma molto, è un po' bagnata, ok? Non è bella asciutta e compatta. Comunque mettiamo all'interno lo slime blu, lo mischiamo e vediamo se esce fuori uno slime decente, ok? Almeno decente. Poi lo decoriamo dopo. Sta uscendo fuori uno slime anche molto morbido. Ok, non me lo aspettavo. Guardate. Wow! E la decoriamo, questa ciambellina carina. Ci mettiamo i glitter azzurri. Poi ci mettiamo i flakes rosa. Abbiamo anche queste perline che sono bellissime, raga. Quindi li voglio andare a mettere. E voglio mettere degli charm. Conchiglietta con una perla. Tipo la sirenetta. Le code di sirene, i pesciolini. No, mettiamoci la coda di sirena. Ma che bello è! Posso dire, è bellissimo. E vediamo cosa esce fuori con tutte queste decorazioni. Posso dire, trattiene bene le perline, trattiene bene tutto questo slime. È venuto molto meglio mischiandolo con la clay che facendo uno slime normale. Ragazzi, sono soddisfatta. Non me lo aspettavo. È venuto davvero molto bene, molto elastico. Molto morbido, si è addensato subito, stranamente. E niente, io sono soddisfatta a questo slime qui che adesso andiamo di nuovo a decorare. Eccolo qua, ragazzi, guardate quanto è bello, sembra quasi un gelato, non lo so, mermaid. Allora, se dovessi scegliere tra questo e questo. Questo qui con la clay tutta la vita. Anche questo mi piace, il colore è davvero bello, però si appiccica un botto, mentre questo è venuto perfetto. Con questo kit si possono fare veramente tanti slime di tanti colori, di tanti modelli, c'è anche la neve, però non mi sembra molto inerente, ma mi piace il fatto che sia davvero molto ricco. Ok, amici, allora, che dire? Veramente un bel kit, mi ha fatto un po' arrabbiare, ma va bene.
Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio tanto bene, vi mando un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!